Vedere di sistemare questa somma o acquistando BOT, CCT o in alternativa dei fondi comuni di investimento per quella quota possibile investibile. Ritengo comunque che un consiglio sia un po' più facile per noi quando la somma è un po' più grossa e evidentemente si può anche diversificare questo investimento utilizzando sia il settore azionario che quello obbligazionario per consentire all'investitore una diversificazione dei rischi. C'era stato un momento in cui BOT e CCT sembravano il massimo dell'investimento. Poi questo era un po' caduto in disuso, adesso mi sembra che ci sia un ritorno o no? Sì, c'è un ritorno, un revival dei BOT e dei CCT perché con il tasso di sconto che è stato abbassato di recente, con la tendenza anche politica di abbassamento di tutti i tassi, evidentemente i vecchi tassi espressi dei BOT e dei CCT sono diventati molto più appetibili e oggi si assiste ad una grossa rivalutazione dei titoli a reddito fisso che non è evidentemente una rivalutazione pari a quella dei titoli azionari, ma che ha anche quella un suo significato per il risparmiatore. Chiaramente sul mercato azionario invece c'è stato un tipo di rialzo grossissimo in dipendenza sia dell'economia che come tutti sanno oggi tira molto bene, sia per il fatto che la borsa partiva da basi molto sacrificate. Il dottor Tagliaferro è il responsabile del servizio marketing del Banco di Roma. Dottore, quando viene un cliente e vuole fare degli investimenti, in che maniera voi lo consigliate e lo assistite in questo suo desiderio? Noi al Banco di Roma abbiamo come nostra filosofia quella di offrire consulenza al cliente. Proprio per questo abbiamo strutturato la banca in maniera tale che il cliente possa avere uno spazio attrezzato per potersi intrattenere con i nostri assistenti commerciali. Il momento soprattutto lo richiede perché i clienti hanno elevato la loro cultura dal punto di vista della conoscenza dei prodotti bancari. Conoscono i titoli, conoscono i fondi di investimento, sanno quanto rendono i BOT e i CCT e quindi da noi chiedono appunto un servizio qualificato, risposte adeguate, ma direi soprattutto non tanto una dispensazione di servizi, ma soprattutto una soluzione adatta ai problemi di ciascuno, perché ogni cliente ha una sua necessità, una sua caratteristica e la banca deve riuscire a trovare una soluzione adatta, che non è uguale per tutti, ma che deve essere adatta alle esigenze finanziarie, economiche di ciascun investitore. Ecco perché il consulente, quindi qualcuno che sia vicino, che conosca il cliente, che capisca le sue esigenze, lo consigli per il meglio e secondo un principio che i vantaggi per il cliente sono anche vantaggi per la banca.